L'Empire State Building è frutto di una competizione tra Walter Chrysler della Chrysler Corporation e John Jacob Raskob della General Motors per scoprire chi dei due fosse in grado di costruire l'edificio più alto. Vinse la General Motors grazie all'aggiunta del pennone, ma Chrysler cominciò per primo e completò l'opera con 11 mesi di anticipo. Tuttavia, l'Empire State Building venne costruito alla straordinaria velocità di 4,5 piani alla settimana e completato in appena un anno e 45 giorni. L'Empire State Building è stato costruito tra il 1930 e il 1931 ed ha un'altezza massima di 443 metri, suddivisi in 102 piani. Gli architetti che hanno partecipato al progetto sono William Lamb, Gregory Johnson of Shreve e la Lamb e Harmon Associati. I materiali che lo compongono sono calcare, granito, mattoni e acciaio per una superficie di ben 7.366 metri quadrati. Questa è quella che si chiama una proiezione isometrica, un disegno che ci permette di vedere un oggetto bidimensionale come se fosse in 3D. Consente agli architetti di mostrare ai clienti come sarà realmente l'edificio. Oggi queste proiezioni vengono fatte con il software CAD. Pur se famoso nel mondo, nonché uno degli edifici più belli di New York, l'Empire State Building non è molto amato da chi ci lavora. Le colonne di acciaio sono così ravvicinate che gli uffici hanno spesso spazi ristretti. L'Empire State Building è in stile Art Deco. La sua sagoma, con parallelepipedi sovrapposti, ricorda una piramide egizia o azteca. Durante la ristrutturazione del 2010 venne prestata grande attenzione alla sostenibilità energetica, riuscendo a ridurre oltre il 38% di sprechi, con un risparmio di 4,4 milioni di dollari l'anno. Ora è diventato un modello per l'efficienza energetica di edifici antichi. Alcune curiosità. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, a causa della nebbia, un bombardiere B-25 dell'aviazione americana si schiantò al 79° piano del grattacielo. Furono danneggiati solo due piani, ma morirono 14 persone. Nel 2012, quando venne completato il nuovo One World Trade Center, l'Empire State dovette cedere per la seconda volta il titolo di grattacielo più alto a Manhattan. Il cinema ha grandemente contribuito alla fama dell'Empire State Building, ambientandovi scene di molteplici pellicole. La prima apparizione cinematografica è in King Kong, nel cui celebre finale il gigantesco gorilla viene ucciso dal fuoco degli aerei proprio in cima al grattacielo. Tuttavia fu soltanto una citazione, poiché lo scenario venne ricostruito negli studi di Hollywood. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!